My friends, it's the International Woman Day. I show to Marco something that I don't know, Marco, we'll turn you Yeah, on. We'll turn you on, of course. Go. of course. The warning. Caro Marco, sempre meglio. Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. No, la canzone sicuramente non è brutta, il video è molto bellino, però È queste sono catchy. warning, queste warning l'hanno messe in maniera abbastanza commerciale, devo essere sincero. Sì. Assolutamente, assolutamente. Poi che tanto loro sono brave e sono tre sorelle, sono una meglio di quell'altra, in tutti i sensi. International Woman Day, my friend. International Woman Day. Però devo dire che questa qua è una cosa, una litania sentita e risentita, questa che hanno Sì, fatto un vari pochino gruppi, dai più Garbage, commerciale. avanti, Concordo che Buddha, sia meno eccetera. originale del resto, però che Sì. sia indovinata, potente e catchy allo stesso tempo, su quello non si può togliere. Commerciale, come hai detto te, commerciale. Sì, ma infatti no, infatti non era, il commerciale non era una critica, assolutamente. Ha detto, però certo non sono le warning che conoscevo un anno fa, insomma, se mi sono un anno fa. Però, vabbè, tanto alla Condivido, fine. questo è l'ultimo pezzo che hanno fatto. E Turning Home Experience volevo fare io, più che altro. No, nel senso, l'hanno prese e l'hanno un Sì. attimo modellate. Chi l'ha prese? Il Sì, warning, come sono sento io d'accordissimo ora. con te. Sono d'accordissimo con Vabbè. te. Però d'altronde, tanto loro sono talmente una forza
che alla fine non importa, verranno fuori comunque loro le warning, secondo me. No, Quindi. purtroppo, ahimè, con queste cose forse, come sempre, c'è qualcuno che dice le preferivo prima, ma arrivano ancora più orecchie. Infatti, secondo me, chi contribuisce con loro alla scrittura delle canzoni, che è cambiato, perché loro scrivono da sé, però hanno anche degli scrittori di musica. E secondo me, come hanno detto qualcuno, qualche fan che le segue, negli ultimi pezzi, gli ultimi due o tre pezzi, c'è entrato in mano qualcuno che le vuole un po' maneschinizzare, capisci cosa intendo dire? Non so maneschinizzare anche altre cose che sono successe negli anni, anni scorsi, ma ti ho detto, tanto alla A tante altre fine, band, dici te, sì, certo. tanti valori escono lo stesso alla fine, per quanto riguarda le warning sono molto genuine, secondo me, Sì. quindi È un trio, ragazzi, messicane, fanno un baccano che dal vivo sono tre. vengono fuori lo stesso, però, devo dire, però questa osservazione che ho fatto va fatta per forza, perché se accorgi, mi sono accorto dopo 30 secondi, penso, dopo 20 secondi di questo, non c'è stato bisogno di ascoltare tutta la canzone. Per capire che era una sorta, l'avevo messo una sorta di barra in cui sono passati anche altri, ecco, Sì, perché sia prima. esatto. Per sentire che era un qualcosa già di meno originale e un sentiero già più percorso. Poi, per carità, se vendono di più, cioè, nel senso, non è che c'è un crimine, vende di più. No, infatti, ma il songwriting precedente anch'io lo preferivo, onestamente, ma comunque, questa canzone quando l'ho reagita in Friuli un mese fa, quando è uscita, perché è uscita un mese fa, questa, a febbraio, a inizio febbraio, è proprio nuova, nuova. Quindi ti ho fatto sentire qualcosa di super nuovo, non è una cosa vecchia. Ora, da me, quando ci salutiamo, reagisco proprio al video di oggi, che è un'altra canzone nuova che è uscita proprio oggi e che sicuramente i fan aspettano di reagire. Non ho fatto quella con te perché non so ancora se è uscito soltanto il video con i testi o quello ufficiale, capito? Perché prima parlo sempre un lyric video e poi sentirò se è sulla stessa falsariga di questa o meno. Però io quando l'ho reagita comunque mi sono gasato a sentire ascoltare questa canzone. Forse perché il trio ti conquista anche per altri motivi, capito? No, 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 ma io non posso fare critica alle warning mai, perché tanto ce lo sai benissimo che cioè, loro sono valide, appunto. Cioè, sono C'hanno tre 20 anni, sorelle. sono una potenza, insomma. Sono tre sorelle, quindi proprio geneticamente valide, tra virgolette, no? Però magari potrebbe essere anche la traccia quella fatta un po' più commerciale del disco, e il resto magari invece l'hanno più vicino a loro, no? Quindi non è che uno può dire, anche se fosse, la direbbe benissimo. Però il problema è se invece sì, fosse tutto così. Sì, si sarebbe spenta un attimo la vena originale nella composizione, condivido con te. Sì. My friends, I agree with my friend. I can't lie to you. I like this song. This is enjoyable. Sicuramente è una canzone piacevole da ascoltare, più super orecchiabile, su questo non ci sono dubbi. Però condivido con il mio amico che sia una piega un po' diversa da quella iniziale, un po' più commerciale, su questo non ci sono dubbi. Marco, ti mando a fare i capelli, Detto come dici? questo, mi è piaciuta la canzone, anche se con tutti i se, che se detto, mi è piaciuta comunque, quindi già questo comunque è un buon risultato Sì, senza dubbio. c'è un buon riff, c'è un buon ritmo, c'è una bella potenza, prodotto perfettamente il suono, la chitarra è praticamente un muro di suono, bella, bella robusta insieme al basso, quindi sicuramente c'è una bella. Questo è un grande hit, aggiungo, Sì, nel senso c'è un bel questo pestaggio della è un grande hit. batteria, può essere una grande hit, ma noi che cerchiamo giustamente anche qualcosa che ci smuova e ci conquisti per la sua originalità compositiva, effettivamente questa è una falsariga un pochino più già frequentata da altre band. Caro Marco, ti lascio andare a fare i capelli, tanto come vedi, guarda, ti dicevo la prossima settimana dovrò farle anch'io. Ciao caro mio, ciao e grazie, ciao, ciao, Grazie, ti ciao, ringrazio molto per la reaction, ci saluto tutti e alla prossima. Ciao. alla prossima, ciao, ciao, ciao. Ah, no,